Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feriros e preferite Melochi, mentre il nostro amico sulla panchina dondola le sue gambe a un bassissimo frame rate. Siamo tornati a Crepuscopoli per andare a vedere un attimo se effettivamente c'è Merlino che si sta prendendo il tè al bistrò, va bene. E è passato tantissimo tempo dall'ultima registrazione, quindi ovviamente anche dall'ultima pubblicazione. Vi chiedo scusa, ci sono stati di mezzo altri titoli che ho dovuto anche coprire per Eurogamer.it, eccolo qua. Per cui ho dovuto sospendere la serie, ma no, assolutamente non era stata Greetings, gentlemen. cancellata. What brings you all the way out here? Besides the finest tea this side of Big Ben, of course. Huh? But Merlin, I thought that you asked us Infatti. to stop by. Gracious, did I? Didn't you leave a message for us with Chip and Dale? About a book? Ah, il libro! Yes, Ok, the book. allora il bosco That's dei 100 right. acri, va bene. Ok, quindi questo è il mondo opzionale. Behold. Credo sia opzionale. Suppongo sia Hey, opzionale. this is. Someone's Did something happen? Well, that's what you need to find out, lad. Se sentite degli strani suoni è il gatto che sta giocando dentro la scatola. Okay, I'll see you in a bit. Take care. Yes, and good luck. Da quanto ho capito, nel Bosco dei 100 Acri ci sono 10 milioni di minigiochi. Dovrebbe essere un mondo opzionale, diciamo non strettamente legato alla trama. Può essere che mi sbaglio, però così ho capito da quello che mi avete detto. Siccome avete detto non va, mi raccomando, vai al Bosco dei 100 Acri, quindi penso che se mi consigliate di andare, mi raccomando, vai, e ipoteticamente potrei non andarci. La presentazione dei mondi è sempre fichissima. Questa cosa mi fa un po' schifo in realtà. No bother. Sink. Sink. Pooh Bear! You okay? Oh, hello there, Sora. You're home. Good to see you, Pooh. And you too, Piglet. Hello. You're not in trouble? But I thought something odd must be going on. Let me see. I don't remember anything oddish, but perhaps I've forgotten. Sink. Oh, we've got trouble, all right. Oh, bother. Would that be the rabbit sort of trouble? Sorry. Please continue. Sora! Wow, who's this? It's okay. He's my friend. Hi, I'm Sora. And I'm Lumpy. It's nice to meet you. Ok, Pe Peggy 3 meno. That's a brass. Stomp around a little louder, why don't you? Oh, Gopher, I'm sorry. I kind of like it when the ground gets bouncy. Well, I suppose if something has to bounce. Huh? Speaking of. Eccolo. Whoa! Back for some more bouncing, Sora? Sora? Tigger! Come on, let's go! You too, Roo! Yippee! Sì, qual è il punto di questa scena? Oh, yes, it is time for bouncing! No more! All would-be bouncers are welcome! Oh, I remember now. Rabbit's trouble is harvest-related.
Well, thank you for remembering my plight, Pooh. Better late than never. Excuse me? Would anyone else care to remember why we're here? As I recall, we came to help you with your garden, Rabbit. After which, perhaps, you'll invite us in for a smackerel or two of honey? Correct. No, no! I mean, we'll see about that, Pooh. Now, the garden, if you please. You can help too, Sora. What? Me too? E qual è il collegamento fra... Tappa ha bisogno di aiuto per raccogliere le verdure per iniziare a giocare assieme al cartello giusto. E perché non si ricordano... Cioè, perché sono sparita al libro? Se, se in realtà ci sono ancora. Dov'è il Lucky Emblem? Sora, perché tu vedi Lucky Emblem e io no? Dov'è? Niente, cioè... Non ce la faccio. Non ce la faccio a trovarli. Dentro la... l'ho trovato! Ah, stavolta l'ho trovato. Una volta tanto. Ok. Una volta tanto, una gioia. E... La musichetta è deliziosa, anche la grafica è proprio bella. Proprio bellina. E il cartello, in che senso esamina il cartello? Posso scegliere? Perché... No, non posso scegliere, ok, per ora non posso scegliere. Aiutiamo Tappa a raccogliere le verdure. Ho solo questa per ora. E vabbè. Allora, io vorrei prendere pomodori. È bello che io faccio delle combo senza sapere come, però ok. Mi faccio aiutare, non so come, però... Non capisco i rimbalzi, sono alcuni rimbalzi che non capisco, devo dire la verità. Ok, abbiamo fatto, per conto sono abbastanza confusa, ok? Quindi diciamo che questi minigiochi servono principalmente per cucinare. È una cosa carina, perché comunque un minigioco per un minigioco, quindi ci sta. A meno che non ci siano dei magici segreti che mi sfuggono. Penso che fatto questo, poi mi dirà se vuoi continuare, vai. Altrimenti vai a cagare e continua la storia, suppongo. What a harvest. And thanks to Sora's help. Infatti, voi non avete fatto una mazza, eh? Yes, quite right. Thank you, Sora. Ora puoi andare via. How's about a little more bouncing? Oh no! There's no bouncing in farm work. No bouncing at all? Huh? I want to bounce. Whipper snappers and they're bouncing. Excuse me, Rabbit. The carrots are very nice, but might you have some honey to go with them? And now's not the time, Pooh. If I give you any honey here, I'll just end up with a bear stuck in my front door again. Well, looks like your problem's solved. Guess I'll be on my way. Solved? Oh, it's far from solved. We still need to harvest the fruit. Oh. Won't you stay, Sora, for the sake of honey? Che c'entra il miele? Vabbè, ok, sì. Ok. Ah, devo continuare a fare questa cosa? Con la frutta? Non posso andare via?
sto facendo delle combo incredibili, ma non so come. Questo è leggermente diverso perché c'è il tempo, diciamo. Sì, perché dopo un po' si cadono giù. Va bene, ce l'abbiamo fatta a fare anche questo. E adesso che rimane? Abbiamo preso la verdura, abbiamo preso la frutta, carne, che cosa che dobbiamo raccogliere? In realtà Tappo è un mostro, in realtà Tappo è l'unico con un cervello nel bosco dei 100 agri, povera Stella. Ma comunque Winnie Pooh ha sempre fatto un'ansia incredibile. Yes, look at all this marvelous fruit. It's lovely. Lumpy loves fruit. You know, Rabbit, I find that fruit always tastes better with a little honey. You're right, Pooh. It certainly does. Woo-hoo! Then I'll keep looking for fruit up at Bouncing Height. And I'll search closer to the soil. Soil. Sora. Ah, i fiori, giustamente. Flower patch. I've got a surprise for Pooh. A surprise for Pooh Bear? Sì, ma non dirlo ad alta voce. Yes, Sora. Oh, it's nothing, Pooh. E vabbè, facciamo pure i fiorellini. Facciamo anche i fiorellini. Oddio, ce l'abbiamo fatta pelo pelo, dovevamo fare in maniera tale da liberare i vassetti miele per darli a Pooh. Di fatto è sempre lo stesso minigame con piccole varianti, però è una scusa per farti ottenere i materiali, ecco, per farti giocare, per quanto non so quanto possa essere divertente continuare a fare questa cosa a oltranza nel caso tu voglia fare delle ricette al bistrò e questi materiali magari li puoi ottenere soltanto in questo modo. Io mi auguro di no. Sinceramente. Here, Pooh, a pot full of honey. It's your reward for being such a big help. Eat all you want. Big help, insomma. Oh, thank you, Rabbit. You planted all these flowers just for Pooh? Really? Why? It's simple, honey. Flowers mean nectar. Nectar means honeybees. And honeybees mean honey. Oh, and the flowers are so lovely. I like the pretty colors. Va bene, possiamo tornare in quella parte della storia in cui c'è l'organizzazione 13, per favore. Look at them all. They're both an even higher than me. Oh. Wow. Ah, facciamo tutti i suoni, va bene, Sora. Ti prego, Sora. Per questo motivo ti darò l'ultima weapon. Ah no. Don't mention it, Pooh. Besides, we all helped. Sora. You used to be right here. Why is it that you went away? Away? Oh, that's what you meant by your home. Yes. You see, when I get a rumbly in my tumbly, it's very hard to think of anything but honey. So I was worried that I might have forgotten you away. Silly bear, I'd never. Oh, good. Because I want us to be together forever. Pooh, we are together. There isn't a second that we're not. Except I can feel it. Our connection's weaker. Why is that? What's wrong, Sora? Oh, it's nothing. What matters is I'll be here from now on. No going away. Thank you, Sora. Sì, ma perché il legame è più debole? Oh, oh.
Ma l'allergia, che ve la raccomando, comunque, eh? Respirate, respirate, che fa bene. I polmoni ringraziano. Ma... e quindi è riapparso. Ok, ma perché la gamba era più debole? Quindi? Non ho capito, vabbè. Un Keyblade con caratteristiche molto equilibrate. Almeno il Keyblade è carino. Va bene, abbiamo fatto anche questo mondo extra. Splendid. All is as it should be. But how come Sora's picture disappeared? Esatto, esatto, spiegatemelo. Sora? Something's happened to me that made me vanish from Pooh's heart. Merlin, I don't ever want to lose my friends. Hmm. Well now. Huh? There's no need to fret, lad. Whatever's lost can be found again. There are always new paths between hearts. Sì, ma perché è successo? But you already know that. Yeah. Sì, ma perché è successo? Volevo capire perché è successo. Quindi posso ogni volta... No. Quindi posso... Posso andare nel mondo per raccogliere fondamentalmente materiali. Serve a questo. Ah, ah sì? Ok, San Franzocchio. San Franzocchio. Ho deciso di andare prima nella città, diciamo, più difficile, nel mondo più difficile, così da avere un po' di sfida. Magari ogni tanto, per quanto in realtà, visto che non registro da un sacco di tempo, io fondamentalmente i tasti non li ricordo più, ve lo dico candidamente, dopo aver giocato a Devil May Cry 5 e Devil May Cry per almeno una ventina di ore a botta, tutto di fila, facendo full immersion, non so come farò a rigiocare Kingdom Hearts, sinceramente. Mi riadatterò, ma praticamente è come se avessi cominciato adesso. Che figo! Che figo! Altro film che non ho visto, tra le altre cose. No, but I want to take a look at the big city. Yeah, it does seem pretty exciting. Non c'è nessuno comunque. Cosmopolitan? What? I gotta tell Riku what a blast this place is. But we just got here. We haven't even done anything. Io ricordo le macchine abbandonate sul ponte, che manco l'apocalisse zombie comunque. Ah, che belli che sono! Perché sono così belli? Go go! Are you okay? What in? Go go! Baymax! Gogo's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! Hmm? That's a robot! Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! This rules! Sora, remember our other problem? Whoops! Oh, yeah! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora. And I'm Goofy. Ecco. Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Our team's called Big Hero 6. Sure. Allora, a parte che mi sono resa conto che devo ancora cambiare Keyblade, fra le altre, l'hanno mollata lì, non è un problema.
Oh, che fico! Hanno mollato la tipa svenuta, non è un problema. Chi se ne frega. San Fransokyo! Ma perché ci sono tutte le robe abbandonate? Le auto? Oh, che belli. Allora, non posso cambiarla adesso. Non ho... non ce l'ho proprio equipaggiato, quindi niente, lo cambio. Mi tengo quello di prima. Appena finisce il combattimento... vabbè, ha fatto un fail incredibile. Non importa. Ah, vabbè, me ne ero perso tipo uno per strada. Ok. Vabbè, ma che cos'è sta cosa? Ecco, un po' più interessante di Winnie the Pooh, eh? Le pensate? Sì, Seeking Cover, vabbè, sì. No. Ma fa male, il bastardo. L'infame fa male, comunque, eh. Ecco, questo è buono qui, secondo me. Questo... peccato che non l'ho usato prima. Questo lo scioglievamo. Sul ponte col visore blaster lo scioglievamo completamente proprio di cattiveria. Ok, adesso vediamo un po', perché... cosa dirà? Ah, Sora, Paperino, Pippo, aiutateci a sconfiggere gli Heartless mentre lasciamo la nostra amica, che non è di chi sia perché non ho visto il film sul ponte con il suo... No, no, si è ripresa. A posto. People like spectacle, not truth. Yeah, who needs quality reporting when you can just make stuff up? I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits. But we had chemballs and laser hands and fire breathing. Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. That's Gogo. Mm. He's Wasabi. How you doing? Wasabi. That's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster room. Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? Big Hero 7. Keyblade Hero 3. Ah, okay. Okay, capisco. I'm detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Oh. Why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have keyblades. So? Are we heroes or aren't we? The monsters. Tell us how. Grazie, grazie. Un attimo, focalizziamoci sul problema. They're called the Heartless, and they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking. Light versus darkness. Classic concept. Ecco. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.0000. Yep, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Mm-hmm.
Non si fanno problemi sul fatto che ci sia un papero parlante, comunque. Wait. We're going to. Tutti e sei, vai, così, proprio di cattiveria. Party ride. My brother would have. È morto, non so nulla della storia, sinceramente. Non... Great, but don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geeks Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. Oh. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. E la do solo a te perché sei l'unico con una testa normale. This device sees everything you do and logs it. Huh? You put it on your face. Hmm? Heartless! Wow! Donald! Okay. Goofy! Are you okay? There's no Heartless here. Huh? But... Whoa, chill, Sora. Just take the AR device off. Sì, l'abbiamo capito. Vai. Wow. I have no idea how you're doing it, but this is cool. Soprattutto perché lo Shadow non era apparso in questo mondo, però vabbè, lo stesso. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hero scripted. Like a mini game. We'll put a tracer ma on your perché? So we can perché se io sono il più forte devo fare il minigame e non loro? Shugyo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak for yourself. I can Shugyo by installing new combat data. Huh? Hey. Huh? Let's just try it out. Quindi, scusate, ha progettato il creare sovraimpressione virtuale sul mondo reale. O ha preso Spira Focus. E quindi parla con Hiro quando vuoi partire. Ma non ho capito cosa devo fare. Però va bene così. Ok, andiamo. Per quanto non abbia capito dove, ma non c'è problema. Proseguiamo. Tanto finché ci sono gli Atlas io sono felice perché sono bellissimi. Quel boss era troppo figo. Non lo so, cioè non riesco a immaginare cosa possa accadere in un mondo qui se non picchi e basta. Cioè, quale minaccia oscura dovrebbe esserci? Vabbè, ma che cos'è questo posto? Va bene. Ok, ha degli anelli nemici virtuali città, devi usare il dispositivo RA per vederli. Terza, gli anelli sconfiggono i nemici per ottenere dati che Hiro potrà analizzare per il Big Hero 6. Va bene. Ma sono... Ok. Ah! Cazzarola! Oh, l'idea è molto carina, per qua... Che cosa fai? Stai fermo! Scendi!
Stai fermo, stai fermo. Scendi, ok. Porca vacca, e smettilo un po'. Ok. Vabbè. Stiamo devastando la città o è impressione mia? Cioè non mi è molto chiara questa cosa. Vabbè, non è un problema. Ah, vabbè, era su l'arrivo, va bene, non me lo faceva vedere. Ok, questo minigioco era il peggiore che mi poteva capitare nel momento in cui io non giocavo da praticamente, non dico un mese, ma quasi. Proprio perché con i comandi già di base non ero chissà quale grande talento. In più, non giocavo un sacco di tempo, quindi ho fatto proprio cacare. Però suppongo che facendo determinati punteggi magari questa cosa si può ripetere, si ottengono degli oggetti e le varie cagatine di potenziamento. Interesting. Gravity, not binding. Ma quindi non sono reali. Hey, wait. My laser hands can be projectiles. Ha! Change the weapon, change the attack. No, ma non mi dire. Whoa, a freeze attack. Fire and ice diametrically opposed. Or so we thought. Okay. Thanks, Sora. That should be enough data. And I think you sparked some new ideas. Sembra Batman messo così. Va bene, quando è che picchiamo le cose vere? Invece di passare in mezzo agli anellini. Ok. Lega cuore Oana. Ah, vi permette di evocare Stitch. Legame incontra plasma. Plasma implicito storia delle linee crea delle zone pericolose intorno al nemico. Va bene. Vabbè sì, ma tanto non lo userò mai, quindi va bene così. Non userò mai i legami. Andiamo a picchiare, per favore. Per quanto in realtà io penso che questo episodio probabilmente lo farò finire qua, perché c'è stato Winnie the Pooh in mezzo, quindi si è un po' sballato tutto. Semmai il prossimo durerà un po' di più, ma sarà tutto questo mondo. Cosa sta facendo Pippo? Cosa stanno facendo? Poi vorrei capire questo come combatte, visto che è in costume di gomma. Che stanno facendo? Si stanno fondendo. Che cosa orribile stanno creando?
That should do it. We interrupt your scheduled program to deliver this breaking news. Moments ago, the city's South District was attacked by numerous unidentified creatures. Witnesses describe losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims. City police are urging citizens to stay at home. For those just joining us, only minutes ago, the South District was attacked by... Go time! Yes. Se io chiedessi a lui cosa è successo, no? Sora, you will face va bene. Niente, non mi dice... Non mi dice... Che cosa gli ha... l'ho visto stavolta il portafortuna. Una volta tanto l'ho visto. Una volta tanto. Cintura cosmica più. Grazie. Va bene. Allora, perché non se lo stesse chiedendo, li ho presi off screen tutti i portafortuna di tutti i mondi che ho visitato fino ad ora, ovviamente. Va bene, allora, io, visto che c'era Winnie the Pooh di mezzo, ovviamente non posso farlo durare troppo questo episodio. Mi dispiace che non avete praticamente visto nulla di azione, meno del solito, però... La vita è questa, io non potevo privarvi del terribile cringe che è Winnie the Pooh. Cioè, già Winnie the Pooh di base è inquietante, poi messo in un contesto in cui Sora gli parla, dice noi saremo sempre amici. Comunque, va bene. Al solito, fatemi sapere cosa ne pensate, i vostri commenti, che ne pensate dei minigiochi di Winnie the Pooh, di questo mondo che ancora ovviamente non ho visto. Come setting mi piace tantissimo. Spero che si picchi, si menino le mani, non siano soltanto minigiochi del manga con gli anellini, ma ci siano le botte serie, magari c'è un bel boss o qualcosa del genere. Paperino? Cosa sculettava? Comunque, quindi fatemi sapere che ne pensate, e soprattutto io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!